in qualche maniera ricordare, per cui si tendeva a scrivere la canzone per Sanremo, cioè che doveva avere un certo tipo appunto di caratteristica. Fermo restando che la semplicità anche del concetto che viene sviluppato in un contesto di quel tipo era abbastanza obbligato, no? Considerate che, non so se vi è capitato di seguire qualche festival insieme a parecchi altri amici o quant'altro, o in una famiglia dove in qualche maniera siete lì in un ruolo di semplicemente spettatore. I primi 20 secondi, 30, da quando entra in platea, entra sul palco l'artista che dovrà cantare, lo si spreca per decidere se è invecchiato, se si è rifatta le tette, ma guarda come si è vestita, secondo me, cioè era meglio quella della... E quindi non stai sentendo quello che questo signore ci ha messo magari un anno per cercare di proporre, no? Per cui per questa introduzione, per cominciare a cantare, non sai di che cosa sta andando a parlare, perché ci stai parlando sopra, dicendo appunto guarda come si è combinato questo, e quando poi finalmente ti taci, quello è arrivato al finale, e quindi il contesto di quella canzone, la proposta di quella canzone, è difficilmente apprezzabile, per cui c'è la... Una volta si svolgeva tutto in tre serate, adesso sono 115, comincia a gennaio, e finisce a Ferragosto, e tutti risentiamo le stesse canzoni sempre, 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 e questo un pochino aiuta, perché alla fine è uno a secondo ascolto, al terzo ascolto, riverifica un pochino quello che si va raccontando. Ma è abbastanza importante. Noi andammo a Sanremo, mi ricordo, con una canzone che si chiamava Uomini Soli, dove la nostra discografica ci disse: che vi siete fumati, perché in effetti non aveva nessuna caratteristica che somigliasse a Sanremo. Si diceva ancora in quell'epoca che le canzoni che potevano avere un senso in quel contesto erano Dal fin che la barca va o Felicità, queste cose qui, che erano tenere, finita già la canzone, si è capito che è, però la mattina dopo la ricantini. Quella roba lì era una roba che non corrispondeva al canone di chi la proponeva, perché i Pooh erano quelli delle vocine, delle bambine e di tutti i contesti che in qualche maniera dovevano seguire loro stessi, no? E siamo andati lì che parlavamo di solitudine, di che mi ricordo che il giornalista alla prima serata, più di qualcuno mi disse: questa è la canzone che porta sfiga, Uomini Soli, a stazione per tornare, Mandoama. E avete sbagliato completamente tutto. E io che l'avevo tanto perorata quella canzone lì, perché dico, se dobbiamo andare a fare Sanremo, l'abbiamo fatto quella volta, non l'abbiamo fatto mai più, vediamo un attimo se si riesce a parlare anche di qualche altra cosa che non invece delle barche che vanno o non vanno, con tutto rispetto. Perché è andata alla fine, ma devo dire, ero convinto fino alle 7 del pomeriggio dell'ultima serata che avevamo preso una trambata, anche perché poi le voci di corridoio ci davano forse premio della critica, che è quella che di solito danno all'ultimo, no? Quando nessuno apprezza una canzone c'è sempre il giornalista, quello con le palle, che dice no, è molto interessante, perché che però in effetti poi non succede niente di quella canzone lì, oppure il contrario, succede di tutto a discapito di quella che è arrivata prima, no? E quindi mi ricordo che c'era questo grandissimo dubbio, quindi il discorso che stavo facendo è molto interessante, è vero, lo spararsi in 3 minuti, 4, tutto quello che uno vorrebbe raccontare in un contesto dove l'attenzione non è totale è difficilissimo, perché se io vengo da te come talent scout e tu mi proponi la tua canzone, mi metto lì con la faccia di quello che sta ascoltando, perché cerco di capire cosa vuoi dire. Ma se stiamo tutti insieme appassionatamente allo stadio, dove non ci piace altro che ripetere le cose che già sappiamo, perché quando noi nei nostri concerti proponevamo la canzone nuova c'era il silenzio tombale, perché la sanno, per cui stanno lì, che non è che dice fammi capire che ha detto questo, che forse ci dovevi aspettare un anno che diventasse famosa per avere un'accoglienza. Diversamente stavano lì che parlavano tra di loro mentre noi facevamo quella che volevamo raccontare come la nostra nuova proposta, e ma l'hanno fatta, e nel frattempo noi cantavamo la nostra nuova proposta con tutte le cose che volevamo dire. Quindi è verissimo questa cosa, molto spesso non si riesce a dire bene fino in fondo quello che si vorrebbe dire, perché il contesto non te lo permette, no? E questo è... Posso aggiungere un'altra cosa? C'è anche